Lo scudetto del Napoli approda al centro commerciale Jumbo di Trento La Ducenta. A celebrarlo tre volti noti legati alle vicende della squadra azzurra, i giornalisti Carlo Alvino e Yolanda Di Rienzo e la voce storica del Maradona con il suo DJ set Daniele Decibel Bellini. Per i clienti del centro commerciale è un pomeriggio diverso dal solito, come spiega l'amministratore giudiziario del Jumbo, bene confiscato alla criminalità organizzata, il dottore Luigi Moscato. È un pomeriggio all'insegna della convivialità e dello stare insieme. Abbiamo organizzato questi festeggiamenti per offrire alla clientela del Jumbo un momento diverso dal solito, un momento dove all'insegna di una passione comune che è quella del calcio e per il Napoli ci si ritrova insieme e si sta bene insieme. La vittoria dello scudetto del Napoli è anche la vittoria del progetto e della programmazione. Soprattutto è la vittoria di un club rispettoso delle regole. Da amministratore di un bene confiscato non posso che non plaudire alla gestione di Aurelio De Laurentiis, un imprenditore avveduto, un imprenditore onesto, serio, che ha dimostrato come anche qui da noi si può fare impresa, si può fare bene rispettando le regole e vincendo. È un modello per tutti quanti noi.